autofuoco. Vedi, vedi perché odio il fuoco automatico. Ma adesso ce l'hai impostato su area grossa, ti ho visto. Cosa devo impostare? Devi mettere centro, oppure devi mettere piccolo, centro piccolo. Capito? Centro. Aspetta che non so se nemmeno sulla lente c'è impostato autofocus. Sì, sulla lente sì. L'ho lasciato in autofocus. Vabbè, dove andiamo oggi? Quindi andiamo a pranzi, ci facciamo una bella mangiata. Sì. Primo. Poi facciamo un bel giretto alla città. Poi andiamo a trovare. E poi filmi con due mani. Sì. Secondo me l'audio di questa camera sarà uno schifo. Perché quando l'avevo presa all'inizio si sentiva tipo un ronzio di fondo. Nelle registrazioni audio. Nel mio invece, per essere un audio macchina fotografica, non è però vedi l'ISO, no il cielo me lo prende comunque tu lato perché sennò sbaglio. E adesso se ci becca, non ci becca la mano, se cade ci becca, proviamo, non ci beccherà mai con questo dovresti averla ventosa, cioè la ventosa, vabbè non è già. Però da Mr. Muscolo un grand'angolo come taglia la strada, idraulico senza gel perché non c'è i capelli. Sì. Adesso mi taglia la strada, guarda. Aspetta, fate capire di chi stiamo parlando. È il mignolo, guarda che adesso si mette. Vabbè, guardare gli altri automobilisti, no? Che sono tutti concentrati nei loro pensieri, mi sai che cazzo sei? Adesso monto sul il teleobiettivo e andiamo a spiarli. Ah, ieri non te l'ho detto. Abbiamo fatto, abbiamo visto per andare in Islanda, zio. Assurdo. Ah, no, me l'hai detto. Dai. Secondo me becca solo sto robo. Sì. Potremmo fare un po' per vedere i vari tramonti. Tramonti nelle varie città e paesi d'Italia. Altro che le stronzate che pubblicano su YouTube. Questa stronzata che è. Occhio sta curva. È peggio di tutte le altre stronzate. Occhio sta curva. Curva! Perfetta. Curva! Non è vero. Oh zio, tenuto. Curva! Cioè si è spostata leggero. Che adesso invece va di qua e qui il vetro è più largo. Vediamo se mantiene. Grazie. L'ho fatta. Cazzo devo dire drift allora. Ma tu hai visto come riprende questo video? No. Bravo, facci il walk. Prima guarda il video di prima. Infatti volevo mettere un grand'angolo con fuoco automatico e via. Ecco qui dovresti mettere tipo l'area come il fuoco. Ma mi sa che è alto. Sai che è alto. Sono curioso di vedere al buio se ha ripreso l'esposizione. Anche. Speriamo, tu ti ricordi com'era pranzi? Sì, di brutto. Cibo della Madonna. Il tagliere della tradizione bergamasca. Sì. È indimenticabile. Buonissimo. No, ma... la polenta non taragna col pranzo, io ho preso la polenta classica. Sì, con sì. Tutti i formaggi è meglio. Ma ti ricordi quanto era buona quella castagna nel tagliere? Mamma nel tagliere. Mia. Era un marron glacé. Sì, sì. Mamma mia. Fuso. Vabbè, era sopra il tagliere però, ce l'ha portato con il tagliere. No, era nel piatto pranzi. Ah, ok. Fuso. Vero. Se la volete è lì. Figa. A pranzi. Sembra una parola marocchina, cosa mangi pranzi? A pranzi. Sì. Come si scommettono un valore ISO? Non so se lui
più l'esposizione te la tiri a zero, io gli dico tienimi l'esposizione automaticamente a meno uno, senza con l'ISO automatico. No, gli dico. Ti tocca solo l'ISO. Cioè tu gli metti esponi da sono, zero a più 3. Siccome sono già in manuale, alla fine basta che. Sono anche se me la stai mettendo a fuoco, eccola. Eccola. Che bella. Che meraviglia. Ah, l'Italia, l'Italia. Però io qui non vedo niente. Pranzi e cene. Guarda che bella quella casetta lì, zio. Casetta in Canada. Ci apriamo una casetta qua. Figa. Andiamoci, andiamoci. Bene, siamo arrivati a Branzi. Guarda quella punta che è alta. Quale? Quella punta, la montagna. Minchia, altissima, altissima. È alta, Sarebbe ancora più alta se la mettesse a fuoco. Vabbè, comunque siamo arrivati a Branzi. Adesso ci facciamo un bel giretto in città. E poi andiamo a mangiare. A pomeriggio ci addentriamo qua nella fauna selvatica di Branzi. Di Branzi, che è in provincia di Bergamo. Dove che siamo? Bergamo. A Branzi non si cena. A Branzi non si cena. Quanto è bella, zio. Il dottor Pastrami. La mia è più una camera scenica per far vedere che stiamo riprendendo. Sì, però guarda, io... E non me ne rendo conto. Andiamo un po', comodissimo se qui. No. Se riusciamo a monetizzare un canale YouTube, no? Che parla di serate qua. E ti riesci a guadagnare qualche soldo? Cioè noi ce la andiamo in giro viaggiando gratis con le ricariche. Eh sì, in teoria. Perché non pensiamo a quella valorizzazione? Perché va strutturata. Che in
inquinatore. No, volevo che mi riprendessi. Perché? Mentre facevo finta di scattare una foto. Dai, fai finta di scattare una foto. Dai. E siamo arrivati al famoso posto qua rinomato, recensito, pluripremiato da chef, la famoca Mamas. Cioè la gente vede che stiamo facendo le foto di atti e non mangiare. Sì, come ignoranti però. Dai, ho mangiato. Ma pastrami che mangia. Pastrami che mangia. Bello. Bravo. Bello. Bravo. È finito, direi. Vedevi per il Perù. È proprio un bello spinto. Scusami, eh. Ci questi sono piatti devastanti. Abbiamo dovuto fare diviso due perché sennò ce la faremo. Ecco il pane. Grazie. Grazie mille. Ok.